come italiano mi sento veramente, come diceva il nostro presidente, ambasciatore del mio paese. Però voglio anche rifarmi un pochino al discorso di Anin e di Heinz, perché il vero problema dov'è? Il vero problema è che quando un settore va bene, e questo grazie a sacrifici di persone come noi che hanno dedicato loro stessi a creare un'immagine Italia, gli amici del Gambo, gli amici degli altri, quindi voi della stampa che avete contribuito a creare questa qualità italiana. Però in questo momento il problema qual è? Dato che è un settore che tira, arrivano gli improvvisati, arrivano i disonesti, e quindi voi quando andate nei posti di vendita all'estero dei prodotti italiani vedete delle cose incredibili, prodotti che io non ho mai conosciuto, quindi che non so nemmeno che esistessero, che esistevano, e quindi diventa veramente un problema. Secondo me la colpa è nostra del nostro paese, di chi dovrebbe gestire e pensare questa problematica. Il problema dove nasce? Noi non abbiamo un elenco di persone o di professionisti autorizzati a vendere i prodotti italiani all'estero. Tutti lo possono fare. Secondo me questo è un errore. È un errore perché il paese non ha mai guardato lontano, perché questo è un paese del benessere facile. Non lo so, lo è, spero che lo diventi. Il momento è difficile. Il momento è difficile perché non sono state controllate queste cose. Immaginate la ristorazione di qualità italiana, i prodotti italiani seri all'estero, sarebbero di un successo incredibile. Purtroppo in molti casi la gente è delusa, come già diceva. Quindi secondo me mi dispiace che non è arrivato il ministro, che volevo parlare con lui di questo fattore molto importante, fare un albo a quelli che sono consentiti a poter esportare, o perlomeno un comitato che definisca la vera qualità italiana, perché in molti casi... Il problema è proprio quello, quindi diventare un paese più serio per l'esportazione. Poi è logico, quando si va in un posto bisogna fare uno studio approfondito, capire la mentalità, rispettare le loro abitudini, le loro esigenze. Cioè se si è drastici, il successo, come diceva Heinz, anche i numeri contano, perché chi ti investe sul tuo nome, sulla tua professionalità, vuole dei risultati. E quindi su queste cose bisogna essere molto molto attenti. Costruire quella professionalità italiana, grazie alle varie scuole che sono nate negli ultimi anni, prestigiosissimo quello del Gambero Rosso, che costruiscono quei professionisti del futuro che ci danno quella garanzia. Ognuno di noi, cioè il suo staff, cresce degli elementi, dei ragazzi. Noi siamo cresciuti appunto dando delle responsabilità ai ragazzi. Io di tutto questo, di quello che sono più orgoglioso è che il mio chef di Macao, che ha avuto un grosso successo professionale, era un ragazzo di Scampia, uno dei ragazzi che poteva essere destinato a diventare uno degli appartenenti a cose molto rosca. E questo ragazzo è diventato bravissimo, sta girando il mondo, sta crescendo ed è uno dei miei collaboratori più efficienti che c'è. E come lui ce ne sono tanti altri che oltretutto serve anche, una volta la bilancia dei pagamenti italiani più importante, la rimessa degli emigranti, stiamo ritornando di nuovo a questo fattore, perché se vendiamo professionalità all'estero sarà sicuramente un grande beneficio per il nostro paese, per le aziende italiane, per la produttività italiana, per lo stile italiano. Però bisogna essere molto molto attenti nel dare queste cose alle persone che meritano, alle persone corrette, alle persone giuste e alle persone che veramente amano il nostro paese, come io, Heinz, Annina e il nostro presidente. Grazie.